Il Circolo Cooperatore Ravennati compie 20 anni ed è una bella tappa. 20 anni fa aveva inaugurato questa felice esperienza di unire le varie correnti della cooperazione e soprattutto di fare cultura, di raccogliere questo grande patrimonio e naturalmente trasmetterlo ai posteri. La missione fino a questo momento è compiuta e possiamo dire che appunto il circolo può andare avanti forte di un'adesione che è cresciuta con l'andare del tempo. Allora Gordini, insomma, possiamo dirlo, quante storie e soprattutto quante memorie, grazie anche a questo circolo che ha saputo conservare tutte queste preziose testimonianze. Sicuramente in questo circolo noi troviamo 150 anni di storia del movimento cooperativo in questa provincia, direi una storia che è molto importante e direi è stata l'antesignana di tutto il movimento cooperativo italiano, perché qui sono partite le prime esperienze cooperative e si sono poi diffuse un po' su tutto il territorio. Tra l'altro, l'altro aspetto direi molto importante è che qui in provincia di Ravenna è nata proprio la cooperazione nelle sue diverse espressioni, l'espressione direi del mondo cattolico, di cui Confcooperative, che io in questo momento sto presiedendo, è il filone che ci ha portato direi fino ai giorni nostri, la Lega delle Cooperative, movimento direi socialista della Lega delle Cooperative, che anche questo ha avuto un ruolo importantissimo nel movimento cooperativo, e la componente laica, quella della AGC, che anche questa direi molto importante, molto significativa, direi tre realtà che a livello non solo provinciale, a livello regionale e nazionale, cioè, hanno dato tanto e secondo il mio punto di vista continuano a dare tanto al movimento cooperativo. Allora Elio Gasperoni, questo circolo possiamo considerarlo come una punta di eccellenza all'interno del movimento cooperativo? Sì, perché la nostra memoria è la memoria culturale del movimento cooperativo. C'è una grande volontà di far presente anche ai nuovi cooperatori qual è la storia centenaria del nostro movimento, i profondi sentimenti di solidarietà che animano il movimento cooperativo e soprattutto la capacità del movimento cooperativo, dell'impresa cooperativa di essere gestita in modo economicamente sano, quindi capacità di gestire dei buoni bilanci e capacità di garantire servizi mutualistici ai soci. Questo circolo ha rappresentato in questi 20 anni il nostro filo conduttore culturale che hanno permeato con le loro iniziative una presenza molto rilevante per il nostro movimento. Siccome viviamo in tempi difficili, comunque questa solidarietà è rimasta la base del movimento cooperativo? Beh, la solidarietà è fondamentale uno per l'impresa cooperativa in quanto tale, l'impresa cooperativa prefigura uno scambio mutualistico con il socio. Il primo fattore di scambio mutualistico è il lavoro, la garanzia di offrire lavoro al socio. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è la capacità di rispondere ai bisogni del socio. La cooperazione si sta sviluppando in questo senso seguendo sentieri del tutto nuovi sull'assistenza alla persona, alla sanità, alla capacità di avere anche una propensione al consumo conveniente. Tutto questo sistema è fondamentale per il movimento cooperativo, quindi non possiamo prescindere da questo aspetto che è nella nostra natura. Noi oggi nel 1970 rappresentavamo il 5% del prodotto interno lordo, oggi il movimento cooperativo rappresenta l'8% del prodotto interno lordo, quindi è quasi raddoppiato. Siamo in quasi tutti i settori dell'economia, dal manifatturiero al settore delle costruzioni, al settore della grande distribuzione, al mondo assicurativo e bancario e ai servizi alla persona. Le nostre cooperative hanno, soprattutto quelle sociali, hanno una capacità di saper dare risposte adeguate ai bisogni delle persone, dai bambini agli anziani. L'economia italiana non sarebbe quella che è nella parte migliore se non ci fosse il movimento cooperativo. E dico anche un'altra cosa: dove c'è cooperazione c'è meno diseguaglianza sociale.
perché all'interno della cooperazione c'è già un primo scambio mutualistico fra i soci, quindi la capacità di avere redditi non sperequati. Allora, Morgagni, la GC comprende Ravenna e Ferrara, ecco, vogliamo fare un profilo appunto della vostra associazione? La nostra associazione si caratterizza come un'associazione di ispirazione laica, che però aderisce all'ACI, quindi diciamo assieme alle altre centrali cooperative stiamo facendo nascere l'associazione delle cooperative italiane. Devo dire che la nostra organizzazione sta lottando contro la crisi secondo i criteri tipici della cooperazione, cioè il tentativo di salvaguardare al massimo gli aspetti occupazionali e di agire in maniera anticrisi entro i limiti ovviamente delle possibilità che ciascuna azienda ha, anche in rapporto agli aiuti che a livello mutualistico le organizzazioni nostre possono conferire alle singole cooperative associate. Il vostro è un patrimonio storico ma anche un patrimonio umano? Fondamentalmente è questo, insomma, la cooperazione si distingue perché rappresenta imprese basate sull'uomo, sulle esigenze umane ma anche della collettività, quindi sia dal punto di vista del lavoro sia dal punto di vista dei servizi. Vabbè, insomma, il circolo è arrivato a 20 anni, è una bella tappa, ma è anche bello trovarsi qui, no, insieme a festeggiare. Sì, il circolo è nato per volontà di alcuni amici cooperatori che hanno cercato di concentrare tutte le capacità dal punto di vista culturale più significative nell'ambito di questo circolo per cominciare già dal punto di vista culturale a fare qualcosa insieme. Direi che il circolo oggi è all'avanguardia anche rispetto alle nostre stesse organizzazioni che solo oggi cominciano a ragionare insieme in termini di associazione cooperative italiane e così via. Ma già 20 anni fa abbiamo precorso i tempi, almeno sul piano culturale e organizzativo, insomma, è ludico. Ecco. Allora, Presidente, 20 anni del vostro circolo che oggi celebrate, e insomma possiamo tracciare questo cammino che avete percorso? Ma è stato un cammino sicuramente positivo per le iniziative svolte, che si sono concentrate particolarmente nel recupero della storia della cooperazione a Ravenna, nei rapporti con la scuola e nelle attività ricreativo-culturali tipiche di un circolo. È stato positivo anche per l'incremento continuo del numero dei soci, che adesso ha superato i 270, mentre 10 anni fa erano circa 100, praticamente abbiamo avuto un incremento del 50% con le donne che esponenzialmente sono cresciute di più. E quindi insomma una grande attività ma anche una grande aggregazione forse? Un'attività consentita da due fattori: il grande impegno dei nostri volontari, il sostegno continuo da parte dei 3 movimenti cooperativi che non hanno lesinato risorse e supporti affinché noi realizzassimo le iniziative di cui stavo parlando, tutte iniziative volte alla promozione e ai valori della cooperazione, delle sue peculiarità che rilanciamo anche oggi in questo ventennale. Fra i vostri maggiori risultati raggiunti, cosa possiamo mettere? La pubblicazione di 18 volumi all'interno sulla storia della cooperazione, all'interno della collana di storia contemporanea, della Biblioteca Oriani di Ravenna, e sicuramente la divulgazione anche nelle scuole dei valori cooperativi, in quanto sono stati toccati 2700 studenti delle scuole superiori, e alcuni di questi programmi continuano tuttora, come quello di Cooperiamo Scuola, che è gestito direttamente dalle centrali cooperative e che ha visto anche la sua conclusione recentemente. Ecco, il terzo fattore, perché è pur sempre un circolo ricreativo, la continua adesione di cittadini a quelle che sono le iniziative ricreative appunto che i volontari del circolo organizzano.